Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Ceprini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. IPC SRL, impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Cordiale buonasera amici sportivi, ben ritrovati al campionato di Serie D con la Coppa Italia e il primo turno che si affrontano qui allo stadio Nicoletti di Follonica Gavorrano e Orvietana. Gara valevole, come detto, per il primo turno di Coppa dopo l'exploit, perché così si può chiamare, della formazione biancorossa nella sfida contro il Grosseto. La squadra di Gianfranco Ciccone ha ottenuto il pass per il primo turno. Anche questo turno è gara secca, quindi al termine da 90 minuti, in caso di parità, si andrà ai calci di rigore. Ma è una formazione sicuramente forte, fortissima, quella che affronta l'Orvietana, un Follonica Gavorrano reduce, ve lo ricordo, dalla vittoria lo scorso anno della Coppa Italia, quindi con la coccarda sulle maglie e testimonianza comunque di un grande lavoro da parte della società toscana e del tecnico umbro Marco Bonura. Le due squadre stanno facendo gli scambi di saluti al centro del campo. Follonica Gavorrano in casacca nera, che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi, con Ombra, Fremura, Origlio, Kribek, Lorusso, Battistelli, Macchi, Barlettani, Diana, Marcheggiani e Lepri. L'Orvietana risponde con Rossi, Biancalana, Yaziri, Borgo, Ricci, Sos, Proietti, Rinaldi, Tomassini, Bracaletti e Nicodemo. Sarà la squadra della Rupe a battere il calcio d'avvio. A disposizione di Gianfranco Ciccone c'è per la prima volta in panchina Luis Bracai, sembra in parte recuperato dall'infortunio, ma ha promosso ancora Emanuele Rossi, Lanzi, Guinazzo, Morri, Guazzeroni, Albani, Carletti, Spinelli e Di Natale. Sarà sicuramente una sfida tutta da seguire, perché insomma numeri parlano chiaro. Anche l'ultima amichevole effettuata dalla Follonica Gavorrano in quel di Città di Castello, dove la squadra toscana si è imposta 3-1, testimonianza di una squadra sicuramente in salute. Del resto ha fatto ben vedere cose importanti anche l'Orvietana in quel di Grosseto, per cui potremmo sicuramente aspettarci un bel match. Arbitra l'incontro Nitin Salama di Andrea Melo della sezione di Roma 1, coadiuvato da Angelo Calce della sezione di Cassino e Gabriele Elisino della sezione di Ostia Lido. Gara che si gioca, ve lo ricordo, a porte chiuse in uno stadio ovviamente non omologato per quanto riguarda l'afflusso del pubblico. Intanto si parte con l'Orvietana che tocca il suo primo pallone. Proietti, Bracaletti subito attaccato, perde il pallone, lo riconquista il Gavorrano, poi il controllo di Biancalana, all'indietro per Borgo che rilancia subito lungo in profondità, il colpo di testa sull'out di destra, Bracaletti prova il controllo in qualche modo di testa ancora, Biancalana ancora
il pallone recuperato da Origlio, pallone all'indietro per il numero 17 Battistelli, che chiama in causa l'estremo difensore. Poi il palleggio non è preciso, attenzione, il pallone è recuperato dall'Orvietana che prova a inserirsi, conclusione e palla ribattuta da Ombra. Orvietana vicino al gol del vantaggio su questa indecisione da parte della retroguardia toscana, con Battistelli che aveva controllato male il pallone, regalando così il primo angolo alla formazione dell'Orvietana. Primo angolo con Andrea Bracaletti che va alla battuta, presenti ovviamente lo staff dirigenziale dell'Orvietana in tribuna, possono entrare i massimi dirigenti delle società sportive, nessun tifoso, e finalmente anche noi della stampa possiamo andare dentro, mentre ancora una deviazione, palla ancora in corner, sempre Bracaletti sul settore di sinistra, si fa vedere Rinaldi, parte Bracaletti, il cross in mezzo, ancora un colpo di testa a liberare, poi il pallone che rimane nella zona centrale dove lotta Ricci, poi anzi si trattava di Giasiri, commette fallo, calcio di punizione per il Follonica Gavorrano, che ovviamente, dicevamo, vincitrice lo scorso anno dell'edizione 2021-2022 della Coppa Italia, un risultato importantissimo, terza posizione in classifica, finale dei playoff, insomma un campionato davvero eccezionale quello della formazione di Marco Bonora, che adesso prova a venire in avanti con il controllo effettuato e il rilancio, il colpo di testa, rimane a terra un giocatore dell'Orvietana, si tratta Nicodemo che sta lottando sul pallone, forse è uscita, anzi no, si continua a giocare, Susser rincorre la sfera, c'è rimasto il giocatore a terra, adesso viene messo fuori il pallone per consentire di aiutare il giocatore che è rimasto a terra, si tratta di, mi sembra, Rinaldi, che si rialza. Si riprende a giocare con la rimessa effettuata a favore dell'Orvietana. Sus, Rossi, protagonista nella sfida contro il Grosseto, l'estremo difensore dell'Orvietana, una parata salva risultato al 92esimo della partita. Pallone messo in mezzo, Proietti prova a sfilare, attenzione, si lotta in mezzo al campo, quindi Rinaldi va ad aprire verso Nicodemo, c'è un tocco di mano, calcio di punizione in favore dei biancorossi, battuto da Giasiri per Sus, quindi Borgo, ancora Sus, Giasiri a sinistra, va a scambiare con Ricci, ancora un fallo, rimane a terra il giocatore dell'Orvietana, si tratta di Nicodemo, si continua a giocare, Ricci ricomincia a ritroso, ancora da Sus, si è rialzato nel frattempo Nicodemo, si ricomincia da Rossi, va al rilancio lungo in una zona però dove non c'è nessuno, palla che arriva debolmente tra le braccia di Ombra, da questi a Diana, poi ancora questo pallone controllato con un po' di difficoltà sulla pressione di Tomassini, si salva ancora il Follonica Gavorrano mettendo il pallone nei piedi di Ombra, questi è Diana, avanza palla al piede il numero 23, va a scambiare con Battistelli, Battistelli va ad aprire lungo in profondità, c'è Biancalada che fa buona guardia a mettere fuori oltre la linea laterale per la rimessa in gioco del Follonica Gavorrano con l'esterno sinistro Alain Fremura. Pronto la rimessa, la effettua in mezzo a tre giocatori avversari, Sus controlla e poi rilancia lontano nella zona di Tomassini che riesce a controllare il pallone, prova a scambiare ancora con Ricci, quindi Bracaletti, profondità verso Proietti, il controllo su di lui è da parte di un giocatore del Follonica, si trattava di Lepri che gli ha soffiato il pallone, lo stesso Lepri che poi va ad allargare sul settore di destra, ancora lotta di Codemo, alla fine fischio del direttore di gara, calcio di punizione in favore dell'Orvietana.
effettuata la rimessa con il calcio d'avvio di Borgo lungo verso Nicodemo, la palla sfila, attenzione Nicodemo, possibilità all'indietro, il passaggio nei confronti di Ombra che recupera il pallone e lo rimette subito in modo per Lepri in mezzo al campo, l'apertura a destra, prova ad avanzare il Follorica Cavorrano, a spazio il giocatore di Bonura, ancora Lepri in profondità, Sussa respinge però sui piedi di Kribek, finisce a terra, non c'è fallo dice l'arbitro, si arrabbia Kribek nei confronti del primo assistente Angelo Calce. Allora si tratta di semplice rimessa con le mani affidata alla formazione dell'Orvietana. Giaziri, prova lui, il pallone messo in mezzo verso Nicodemo, poi il rilancio da quest'altra parte dove arriva Biancalana di Rancarriera, un po' di spazio, Biancalana può avanzare, Biancalana si ferma, ricomincia da Proietti, quindi Ricci, Sus, Orvietana che sta impattando bene sul match, passaggio all'indietro ancora verso Rinaldi, da questi a Borgo, l'apertura per Ricci molto mobile, scambio con Bragaletti, palla di ritorno leggermente troppo arretrata, allora Ricci di mestiere va a guadagnarsi il calcio di punizione sul fallo del numero 66 Tommaso Lepri, si riprenderà con il calcio di punizione battuto subito dentro per Tomassini, limite dell'area, Tomassini entra in area in questo momento, è attaccato da un avversario, il colpo di tacco bene per Proietti, ancora dentro il pallone, non c'è nessuno, allora Ricci il sinistro, la grandissima parata di Ombra e poi Tomassini, posizione irregolare ma ancora una bella azione orchestrata sull'asse Tomassini, Proietti, la sponda arretrata al limite dell'area per Ricci che ha fatto partire il gran sinistro, Ombra attento, non si è fatto sorprendere, ha messo il pallone oltre la propria area di rigore, poi la segnalazione dell'assistente numero 2 Gabriele Lisino che ha segnalato la posizione irregolare di Tomassini, però è già il secondo tentativo dell'Orvietana in questo avvio. Buon impatto della squadra biancorossa sul match, rimane subito molto aggressiva dalle parti di Ombra con Tomassini, è lo stesso Ombra che va a scambiare, ancora passaggio all'indietro, un po' laborioso, riesce a rilanciare ancora una volta oltre la linea laterale il giocatore estremo difensore del Follonica Cavorrano. Allora la rimessa viene effettuata a favore di Nicodemo che fa proseguire molto bene Rinaldi, Rinaldi mette dentro verso Tomassini, l'anticipo di Ombra è provvidenziale. Ancora Ombra a mettere in moto Fremura, prova il Follonica, il colpo di tacco interessante per Proietti, pallone fatto proseguire Proietti, attenzione l'inserimento da parte del numero 11, conclusione al lato, tentativo, arbitro che vede una deviazione sul tentativo di Lorusso e allora si tratta di angolo, il primo per la partita per il Follonica Cavorrano. Pronto dalla bandierina il giocatore toscano, si fa vedere Lorusso lì vicino, arriva anche Rinaldi, il pallone è lungo in mezzo sul secondo palo, Proietti sparacchia lontano, poi la conclusione, Rossi c'è sulla deviazione, sul tentativo dal limite da parte dei toscani e è sicuramente una gara piacevole in questo avvio. Ancora Biancalana, pressato, guadagna una rimessa. Lo stesso numero 2 che effettua la rimessa con le mani, si fa vedere Bragaletti, il pallone è lungo a favore di Proietti sull'out di destra, va Proietti, prova l'iniziativa personale, c'è Lepri su di lui, prova ancora Proietti a dar fastidio a Ombra, ancora la pressione, ancora Lepri, c'è Bragaletti che va sul numero 66.
Esce bene però il Follonica con Fremura. Passaggio all'indietro, va a scambiare ancora con Lepri, ancora Fremura. Sulla sua ala scambia con il numero 11 Lo Russo. Poi la sciabolata lunga a cercare sul settore di destra il compagno che riesce a mantenere il possesso del pallone, mette dentro, Sus ribatte, poi ancora Lepri, limite dell'area, attenzione, va a riaprire molto bene sul settore di sinistra, ancora zona tiro, ci prova, Rossi in due tempi, riesce a sbanacciare sotto porta sulla pressione, è ancora un tentativo che ha avuto buon esito per l'Orvietà nel ripiegamento difensivo, poi il rilancio direttamente verso Ombra. E risponde presente ovviamente il Follonica dopo le prime avvisaglie di marca biancorossa. Ancora un rilancio lungo sul settore di sinistra, palla imprendibile però per il giocatore con la casacca numero 11 Davide Lo Russo. Può rimettere in gioco Biancalana. Pallone dentro, Rinaldi di testa nella zona presidiata dal capitano Riglio. Quindi Fremura, avanza Fremura, spazio, Biancalana prova a contrastarlo, deve uscire Rossi. Recupera la sfera e può rimettere in gioco a favore di Sus. Giaziri, lungo in profondità, verso lo scatto di Nicodemo. È in vantaggio il giocatore numero 17 Battistelli. Ancora un pallone messo in difficoltà un po' la retroguardia che sbaglia con Bragaletti che recupera il pallone, attenzione Bragaletti, pallone recuperato, Proietti riesce a mettere dentro verso Tomassini, ancora Proietti, allarga per Biancalana, il tentativo è stato ribattuto, quindi Ricci, prova Ricci, è chiuso da quella parte, allora ricomincia da Sus, l'apertura a sinistra, stavolta il tentativo è recuperato dai ragazzi di Bonura che provano a ripartire con Origlio sul settore di sinistra, palla in profondità ancora per lo scatto di Lo Russo. Lo Russo in posizione irregolare, segnalato dall'assistente numero 1 Angelo Calce, tentativo che non ha avuto esito e allora può ripartire l'Orvietana con Sus. Bragaletti, il tocco da parte di Nicodemo, lotta in mezzo a due avversari, perde il pallone, lo riconquista Lepri che prova ad alzare la testa, cerca compagni, ricomincia ritroso da Diana, poi il numero 11 Lo Russo, buona la sponda ancora a favore di Lepri, pallone messo in mezzo, Rossi, nessun problema per lui, può rimettere in gioco ancora Biancalana. Borgo, ecco Rossi, rimane avanzata anche il Follonica Gavorrano nella tre quarti avversaria, palla lunga verso Giasini che non controlla, primo errore gratuito dell'Orvietana. Rimessa viene effettuata sull'out di destra, ancora il pallone girato senza guardare per il numero 11 che controlla bene, ma c'è il raddoppio di Borgo, poi ancora un intervento in tackle scivolato, palla che arriva ancora sui piedi di Origlio che la mette dentro, il colpo di testa con palla che termina al lato e però puntano l'area in maniera abbastanza chiara e vistosa quelli della Follonica Gavorrano quando hanno la palla, l'opportunità sul pallone. Orvietana che deve ovviamente stare attenta, l'apertura qui Nicodemo, molto bene per Tomassini, ancora Nicodemo, può allargare bene a destra per Proietti centralmente, arriva anche Bragaletti, eccolo servito il numero 10, a spazio arriva anche Proietti, Bragaletti si accentra, zona tiro, ci prova con il sinistro, colpisce decisamente male, palla che termina sul fondo, nessun problema per Ombra. Niente da fare per Bragaletti per questo tentativo con il sinistro nel suo piede preferito. Dopo 17 minuti di gioco, il risultato ancora fermo sullo 0-0.
Mi ricordo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Biancalana non rischia, chiama in causa Rossi, che va ad allargare ancora per Biancalana sul settore di destra per Bracaletti. Controllo difficoltoso, regala rimessa agli avversari con Fremura. Pallone all'indietro per Origlio, quindi Diana, centralmente Battistelli, avanza il numero 17, va ad aprire sul settore di destra dove è posizionato Kribek, lo controlla molto bene Jasiri, palla fuori, occhio ovviamente al numero 10, ex Trestina, giocatore di indubbie qualità tecniche per la categoria. Borgo mette in moto Bracaletti, ma il pallone è uscito, dice l'assistente, non è d'accordo Bracaletti nei confronti del direttore di gara. La rimessa viene effettuata ora a favore del numero 23 Diana, pallone all'indietro per Ombra, sale la pressione di Nicodema su Battistelli, si accentra Battistelli, cerca compagni, trova Origlio ma sbaglia, attenzione Proietti, il break Tomassini ancora per Proietti, Proietti, la conclusione, ancora Ombra a salvare tutto. Ancora Ombra a salvare il risultato, un altro pallone però perso, è il secondo da parte della formazione toscana sulla pressione dell'Orvietana. Prova a ripartire la squadra di Bonura con questo pallone controllato e messo in profondità, ma c'è ancora Biancalana che fa buona guardia, sbaglia l'appoggio, recupera Ricci, poi Sus, quindi Jasiri, l'anticipo secco da parte di Kribek e c'è il gol, e c'è il gol da parte di Kribek, qui c'è andata troppo leggera la formazione orvietana e Kribek l'ha colpita in maniera prepotente con un ottimo colpo di testa, ha anticipato il difensore di competenza e con un pallonetto morbido ha beffato Rossi in uscita. 1-0 Follonica Gavorrano esattamente al minuto numero 19. Un peccato per la squadra che stava giocando, l'Orvietana stava giocando bene, ma il Follonica stava crescendo, lo abbiamo visto in più di una circostanza. Gol mangiato, gol subito, come si dice in gergo, il detto del campo non si smentisce mai. Grande occasione per Proietti e poi è arrivato il gol del Follonica Gavorrano che quindi porta avanti la formazione di Bonura. Rinaldi, vediamo la reazione dei ragazzi di Gianfranco Cicconi che si propongono ancora con il numero 8, che prova ad andare centralmente, arriva l'inserimento molto bene da parte di Barlettani che riesce a recuperare, rilanciare il pallone in profondità, ancora Sus, rimette in mezzo, attenzione per Bracaletti, rimpallo, esce Ombra, contatto Bracaletti che rimane a terra, si continua a giocare. Pallone messo fuori adesso perché Bracaletti è rimasto a terra sul contatto precedente. Nessuna protesta, o meglio proteste leggere per la formazione biancorossa nei confronti dell'estremo del direttore di gara. A segno Kribek. 19° minuto. Si rialza Bracaletti, si riprende a giocare con la rimessa. Che l'Orvietana riconcederà direttamente agli avversari. Tomassini direttamente verso Ombra. E allora riparte la formazione di Marco Bonura, l'apertura di Ombra, largo a sinistra, Bracaletti recupera. Buono il numero, subisce anche un intervento, si continua a giocare per la regola del vantaggio. Ancora Borgo, l'apertura a sinistra per Rinaldi che fa buono da sponda per
Yasiri, si accentra Yasiri, scambio con Ricci, da questi Assus, più manovrata stavolta la manovra, il pallone è lungo verso Nicodemo, controllo di Nicodemo tra due avversari, perde il pallone, lo riconquista ancora Origlio. E poi l'apertura a sinistra dove la rincorre Diana, è in vantaggio sul Bragaletti, diamo in causa Ombra, autentico protagonista nell'avvio di partita con due interventi salva risultato. Ancora Yasiri, molto bene trattenuto, si continua a giocare, fa segno il direttore di gara di aver visto, si continua per la regola. Bragaletti, Ricci, ancora chiuso, allora si rifugia in Sus, pallone per Yasiri, ecco Ricci, ancora pressato, ancora Yasiri sulla sua ala per Nicodemo, il controllo Rinaldi prova ancora a cercare Nicodemo con il tacco, la palla viene intercettata, finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco dell'Orvietana, 1-0 Follonica, Gavorrano in vantaggio con il gol di Kribek, palla lunga sul settore di destra per Bragaletti, possibilità per andare, vediamo, Bragaletti contro un difensore, si trattava di Fremura, lotta ancora Bragaletti, viene messo a terra, tutto regolare, si continua a giocare ma la palla è presa di Proietti che la rimette in mezzo per Ricci che ripropone ancora verso Proietti, era buona l'idea, non si intendono però i due, con palla che termina direttamente sul fondo per la rimessa in gioco ancora di Francesco Ombra. 24 minuti di gioco al termine dall'inizio del match, il risultato come detto è cambiato al 19esimo minuto, Follonica Gavorrano in vantaggio qui allo stadio Nicoletti di Follonica, il colpo di testa di Borgo, la palla ribattuta ancora da Origlio, ancora Borgo che va a lottare, cerca di superare il difensore, si trattava di Marcheggiani, palla che termina oltre la linea laterale, la rimessa in gioco di Origlio, di Fremura, Biancalana, fischio arbitrale, fischio arbitrale e calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Qualche secondo prezioso che ovviamente se ne va, ancora non c'è la frenesia di riaddrizzare la partita, c'è ancora molto da giocare, ma adesso il rilancio di Borgo è preda dei giocatori del Follonica che provano l'inserimento con Kribek che adesso va in pressione, Biancalana, Bragaletti prova lo spunto su Fremura, cerca ventralmente Proietti, quindi Ricci, prova ad allargare Ricci, molto bene per Sus, avanza il centrale difensivo dell'Orvietana, un po' di spazio gli si fa incontro adesso Lepri, quindi Ricci, c'è Kribek che prova a difendere, il pallone lungo verso Bragaletti, troppo lungo, palla che termina oltre la linea laterale, la rimessa in gioco sarà effettuata da Len Fremura. È il numero 3 che effettua la rimessa sull'esterno sinistro, Borgo, l'anticipo su Marcheggiani che finisce a terra, Sus esce bene, palla al piede, prova ad allargare verso Nicodemo, il break, attenzione Sus, ancora un intervento, ancora rude, si continua a giocare, i due giocatori sono rimasti a terra, per l'arbitro è tutto regolare, si continua a giocare, chiamano a gran voce la panchina dell'Orvietana, speriamo che non si tratti di nulla di grave per Sus, che è arrivato in un contrasto abbastanza duro con Kribek, tutti e due sono rimasti a terra. Per l'arbitro Nirin Salama, Adrian Melo della sezione di Roma 1, è tutto regolare, non è che fischi poi così tanto il direttore di gara, si continua a giocare con una certa intensità tra le due squadre, gara sicuramente vera fino a questo momento, Follonica che viene premiata dal gol di Kribek al 19esimo minuto,
si arrabbia Sus, si rialza con un po' di grinta da scaricare in campo. Adesso l'arbitro va a richiamare sia Kribek che Sus. Palla che termina oltre la linea laterale, si dovrà riprendere con una rimessa. Vediamo l'arbitro che cosa decide per questa sfida che vede ancora i toscani avanti. Qualche problema in più per Sus, che adesso si rialza, sembra in grado di poter continuare. Van di Codemo la rimessa, viene riconcessa palla agli avversari da parte di Rinaldi, si può rimpostare con Ombra, pallone per Diana, Battistelli, l'apertura larga sul settore di destra dove Nicodemo va in pressione ma scivola a terra, ancora Kribek. Pallone ribattuto da Jasiri, ancora Kribek, fa sfilare per Marcheggiani. Ben piazzata la difesa biancorossa con Borgo. Bragaletti, bene per Biancalana. Ancora Bragaletti, subito lungo, di prima intenzione a cercare l'inserimento di Proietti. E in anticipo Diana, che mette il pallone oltre la linea laterale per la rimessa in gioco dell'Orvietana in zona d'attacco. Ora Biancalana pronta la rimessa, si muove Proietti, il pallone è per lui, sull'out di destra riesce a crossare, ribattuto, guadagna una rimessa, anzi angolo, terzo angolo della partita per l'Orvietana, sale anche Rinaldi per la battuta, c'è anche Bragaletti nei pressi, vediamo se scambieranno direttamente i due. Si allontana Bragaletti mentre l'arbitro è andato a richiamare in mezzo all'area di rigore qualcuno. Allora Rinaldi, pronto lui, parte Rinaldi, il pallone basso in mezzo, cerca l'anticipo Sus, ancora angolo, il quarto della partita per l'Orvietana. Stavolta provano a scambiare Rinaldi e Bragaletti, anzi no. Ancora pronto a partire Rinaldi. Stavolta sceglie il secondo palo lungo, il colpo di testa tentato da Borgo. Con palla che si impenna decisamente alta oltre la trasversale. Nulla da fare per l'attacco dei ragazzi di Gianfranco Cicconi. Al 30° minuto esatto di questa prima frazione. Il risultato è sempre di 1-0 in favore del Follonica Cavurrano. Dicevamo gara difficile, gara contro una formazione sicuramente molto forte, data anche alla vigilia di questo campionato come una delle candidate alla vittoria finale, insieme ad Arezzo, insieme a Poggimonsi. Ci sono tante squadre che quest'anno sembrano intenzionate a vestire il ruolo di protagoniste. Sarà interessante vedere come l'Orvietana riuscirà a mettersi dietro almeno 6 formazioni. Intanto il pallone lungo di Rinaldi, che poi recupera Ricci, Jasiri, Kribek davanti a sé, si rifugia in Ricci pressato da Marcheggiani, ancora Borgo, ora in possesso di palla il numero 4, pressati, allora si rifugia in Ricci. Buono il lavoro per Jasiri, può avanzare il numero 3, ha spazio, va ad allargare sul settore di destra verso Bragaletti, che controlla molto bene a proseguire, c'è la buona chiusura da parte dell'estremo numero 3, Fremura, palla fuori, la rimessa di Biancalana, tocco Biborgo, ed
vediamo Borgo, va lui a cercare Tomassini in mezzo all'area, riesce a toccare quanto basta per mettere in moto Nicodemo, ma è ben piazzato là dietro il giocatore con la casacca numero 20, Machi, che mette il pallone, Macchi, che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora dell'Orvitale in zona d'attacco. Lo batte Jasiri, riceve Nicodemo, si rifugia all'indietro in Ricci, bene per Sussa, quindi Borgo, l'apertura ancora verso Rinaldi che di testa prova a mettere in moto Tomassini, palla leggermente troppo alta, non riesce a controllare il attaccante autore del gol partito a Grosseto. Ancora pressione adesso dell'Orvietana sul portatore di palla, ancora Tomassini che ruba questo pallone su Battistelli ma non può evitare la rimessa laterale. Allora Macchi, pronto lui con le mani, in avanti il colpo di testa di un giocatore biancorosso, poi Ricci, Bracaletti, ancora Ricci, può allargare, c'è Biancalà nel pallone, ancora per Bracaletti, messo giù, c'è calcio di punizione in favore dell'Orvietana, l'intervento falloso da parte di Tommaso Lepri, il calcio di punizione, posizione piuttosto lontana, siamo intorno ai 30 metri, Bracaletti, Rinaldi e Tomassini parlottano lì, si allontana Tomassini, pronto Bracaletti e Rinaldi, vediamo chi dei due potrebbe anche tentare una conclusione, Rinaldi. Nicodemo si sposta a destra insieme a Biancalana. Pronto Rinaldi, pronto Bracaletti. Parte Rinaldi, Bracaletti, il cross in mezzo, scivola a terra un giocatore e poi attenzione alla ripartenza subito di Ombra che lancia in profondità, lo scatto di Kribek. Pallone recuperato da Marcheggiani solo per un attimo, Ricci. Rinaldi, ancora Borgo, riprova allora l'Orvietana che sta guadagnando un po' di campo in questo momento, Kribek mette il pallone fuori, la rimessa è dell'Orvietana, la rimessa effettuata a favore di Susso. Scambio con Ricci, quindi ancora Rinaldi che può dare in profondità, lo scatto di Tomassini, Tomassini, la conclusione non è precisa, ha tentato il tiro di prima intenzione mentre c'è una deviazione, ha detto l'arbitro Adrian Melo, altro corner in favore dell'Orvietana, il quinto in un primo tempo, testimonianza comunque della buona verve offensiva degli orvietani che adesso effettuano una rimessa con Rinaldi che mette dentro il colpo di testa debole di Borgo, nessun problema per Ombra che recupera il pallone mentre è rimasto a terra un giocatore della Follonica Gavorrano, vediamo di chi si tratta, rimasto giù mi sembra Diana, classe 1995, Giorgio Diana, difensore centrale della formazione toscana. E si arrabbia un po' perché forse ha preso un colpo abbastanza duro. Mentre Tomassini e Bracaletti provano a discutere sulle soluzioni offensive da mettere in campo, cercare di sorprendere un Francesco Ombra sicuramente in palla, come dicevamo nei primi 20 minuti di gioco, in cui ha salvato il risultato in almeno due circostanze. Si rialza intanto Diana, nessun problema per lui, si può riprendere a giocare con la rimessa in gioco di Nicodemo che
ridà palla nuovamente a Ombra. Chiama tutti avanti. L'estremo difensore del Follonica Capurrano, palla lunga verso Marcheggiani, l'anticipo di testa di Borgo, poi Lepri in mezzo al campo, Rinaldi, arriva ancora a Borgo, recupera il pallone, Bracaletti ha un po' di spazio davanti a sé, Bracaletti cerca compagni, arriva Proietti sul settore di destra, Bracaletti insiste, si muove Tomassini, il pallone è per lui, finisce a terra Tomassini nel contatto con il difensore, tutto regolare dice l'arbitro, semplice rimessa per i colori biancorossi con Biancalata che effettua la rimessa effettuata a favore di Bracaletti. Sus subito con il sinistro verso Nicodemera, buona l'idea, la buona soluzione, Tomassini fa da sponda, la conclusione di Proietti e la grande parata di Ombra e ancora una grande parata da parte dell'estremo difensore numero 22, autentico protagonista lì dietro, una bella giocata, la sponda di Tomassini, il destro al volo di Proietti, la grande parata di Ombra. Grande parata su Proietti, pallone messo in mezzo che sfila dalla parte opposta, arriva Yasiri, si ferma, poi tenta una conclusione, è un grande gol, è un grande gol da parte di Yasiri, non ci ha pensato su due volte il numero 3, ha controllato e ha fatto partire un sinistro velenoso sotto l'incrocio dei pali, stavolta davvero nulla ha potuto l'estremo difensore Ombra, ma un gol straordinario da parte di Yasiri. Raed Yasiri, classe 2003, ha sfoderato dal cilindro un sinistro velenoso esattamente al minuto numero 39. Il risultato torna in perfetta parità, ma l'Orvetana stava crescendo, lo dicevamo. Dopo il gol il Follonica si era un po' tirato indietro, non era riuscito ad impostare un'azione offensiva importante. Ancora Biancalana, fallo su di lui da parte del numero 11 Lorusso, calcio di punizione in favore dell'Orvetana che piano piano è cresciuta e dopo la grande parata su Proietti ha trovato questo straordinario gol di Yasiri. Ricci. E adesso tutto di nuovo in perfetta parità, il tocco di Bracaletti non è preciso, Borgo, Sus, mantiene il possesso del pallone il numero 6, poi va a cercare Nicodemo, la palla sfila, c'è Tomassini sull'out di sinistra, si fa vedere Proietti, il pallone da quest'altra parte per Bracaletti, possibilità per andare, si fa vedere, riceve Biancalana molto bene nell'area, Biancalana mette dentro, il tiro è cross, è basso, e c'è ancora il ripiegamento difensivo provvidenziale di Diana, sesto angolo della partita per l'Orvietana che sta spingendo in maniera assolutamente importante in questo momento, ancora calcio d'angolo, Bracaletti e Rinaldi sulla sfera, si allontana Rinaldi, parte Bracaletti, il cross sul primo palo, il colpo di testa che non è andato a buon fine, poi il pallone lì dietro, ancora Biancalana, prova la conclusione, ribattuta, palla che arriva a Marcheggiani che la ripropone sul settore di sinistra verso Ribeck, a spazio Ribeck, vediamo se mantiene in campo il pallone, non ce la fa, poteva essere un tentativo pericoloso per i colori biancorossi, in questa circostanza Kribeck non c'è riuscito a mettere il pallone in campo e allora semplice rimessa, 5 minuti al termine di un primo tempo assolutamente divertente, assolutamente piacevole anche da seguire con la squadra orvietana che ha risposto colpo su colpo agli attacchi del Follonica Gavorrano. Adesso Diana sulla pressione, ricomincia da Ombra, avanza ancora il numero 22, la pressione di Proietti, il pallone è lungo in prossimità di Borgo che di testa va ad allargare bene per Rinaldi, da questi a Yasiri, l'autore del gol che controlla molto bene, da per Ricci, ancora Ricci, c'è Bracaletti, chiama subito in causa Borgo, può aprire a Biancalana, eccolo servito che di prima dà centralmente ma pesca Lepri, poi l'appoggio ancora a Biancalana, pescato Bracaletti, che prova a mettere dentro verso Proietti, ancora Lepri, sicuramente tra i più attivi dei suoi. Pallone all'indietro da parte di Barlettani nei confronti di Ombra,
Scaraventa ancora sull'auto di sinistra, Biancalana di testa, il colpo di testa però è del numero 3 e la rimessa è dell'Orvietana. Ancora Biancalana, pronto lui con la rimessa con le mani a favore di Bracaletti che difende il pallone, poi glielo soffia ancora il numero 11, il rilancio di Borgo, palla che arriva sui piedi del numero 11, attenzione adesso sul settore di sinistra, si inserisce molto bene, posizione di offside segnalata dall'assistente di assistente numero 1 Angelo Calce. Non lo so quanta questa posizione fosse di più esterno perché era molto vicino a Biancalana. Qualche dubbio mi rimane anche a me su questa decisione della trio arbitrale. Sus. Avanza Jasiri. L'apertura in profondità verso Tomassini, possibilità per controllare, Tomassini si fa vedere proietti, arriva Bracaletti, eccolo servito, il pallone è per lui, ancora a cercare Tomassini, il controllo laborioso, poi arriva Nicodemo, la conclusione deviata, anzi no, sembrava deviata, invece no, ha tentato la conclusione di prima intenzione Nicodemo, ma ancora un pericolo per la porta difesa da Francesco Ombra che sta vedendo arrivare da tutte le parti i giocatori dell'Orvietana. E comincia a preoccuparsi un po' di quello che stanno facendo lì davanti gli attaccanti biancorossi. Pallone ancora messo in mezzo, Sus la recupera su Proietti, poi l'intervento ancora Sus che va a guadagnarsi un altro calcio di punizione. Pronto a batterlo il numero 6, Ricci. Per Bracaletti, mantiene in campo il pallone con non poche difficoltà. Borgo, ancora Sus, sciabolata con il sinistro, lo scatto di Nicodemo, la palla è buona, grande aggancio e qui c'è calcio di rigore, e qui c'è calcio di rigore. Si è visto fin troppo bene, Ombra è uscito in anticipo frarando addosso al giocatore. Non poteva non esimersi l'arbitro Andrea Melo a fischiare il penalty. Aveva agganciato questo pallone alla grande ancora una volta Nicodemo. E allora calcio di rigore per l'Orvietana con Tomassini. Sembra lui l'incaricato di batterlo, lo si allontana Bracaletti. Tomassini contro Ombra. Grande opportunità per l'Orvietana che continua a fare un primo tempo veramente eccezionale. Adesso di fronte a Ombra c'è Tomassini. Attenzione dagli 11 metri, grande possibilità per l'Orvietana di portarsi in vantaggio. Al 45esimo minuto. Parte Tomassini, il tiro e la rete. Rete di Tomassini. Un altro sigillo per il numero 9. E ancora al termine di 45 minuti di assoluto livello da parte della formazione di Patron Biaggiori, l'Orvietana si riporta in vantaggio, o meglio si porta in vantaggio per la prima volta, ribaltando il gol iniziale di Kribek, 2-1 per l'Orvietana. Mentre è pronto a tornare nuovamente in campo Nicodemo, mi sembrano 2 minuti di recupero che vengono segnalati dalla panchina. 2-1. Adesso interessante vedere come la squadra del Follonica Caurano risponderà. Intanto Ombra, pallone centrale, ancora la pressione dell'Orvietana, palla che arriva però dalle parti di Marcheggiani che la controlla bene, prova ad allargare sul settore di destra, ancora verso Kribek, ci mette una pezza Yasiri, poi Sus sparacchia lontano e Borgo chiama in causa Rossi. Estremo difensore orvietano pronto al rilancio lungo il colpo di testa di Battistelli, poi Proietti lotta con il capitano avversario Origlio,
commettendo fallo, calcio di punizione, lo stesso Diana si incarica di batterlo a destra a favore di Battistelli. Ancora il numero 23 Diana scambia con il compagno, da centralmente per Lepri, pressione di Ricci, il pallone è scaraventato lungo dalle parti di Yasiri, poi Rinaldi, palla che si impenna sul rilancio di Borgo, ancora Ricci di testa, Tomassini di prima intenzione a cercare Proietti, l'intervento sul tocco a favore di Bragaletti che può mantenere in campo il pallone, attenzione a Bragaletti, altra possibilità, Bragaletti dentro per Nicodemo, la conclusione ancora ombra, con palla che si impenna al limite dell'area, ancora una grande occasione, ancora Nicodemo pericoloso e poi pallone messo fuori perché forse c'era un giocatore a terra, c'è un cartellino giallo nei confronti di Battistelli o del numero 3 Fremura, punto di domanda, forse Battistelli, pallone concesso all'indietro a Filippo Biancalana, ancora Orvietana che va con Sus, stavolta il pallone è decisamente out, termina oltre la linea laterale per la rimessa in gioco di Macchi. Lepri molto mobile su tutto il fronte centrale del campo e arriva in questo momento il duplice fischio dell'arbitro Nirin Salama Andrea Melo al termine dei primi 45 minuti, o meglio 47 della prima frazione di gioco, e 2-1 in favore dell'Orvietana che sotto di un gol al 19° minuto con Kribek che aveva portato in vantaggio il Follonica ha trovato la forza di riaddrizzare la partita, prima con uno straordinario gol di Jasiri e poi sul calcio di rigore realizzato da Tomassini. È tutto per il momento, noi ci congediamo da voi per qualche istante, linea la regia e poi di nuovo collegati con lo stadio Nicoletti di Follonica per il secondo tempo di Follonica Gavorrano Orvietana, gara valevole ve lo ricordo per il primo turno di Coppa Italia per le squadre riservate alla Serie D. Omar, officina veicoli industriali, è riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284. Mira Orvieto, servizi integrati end to end. Movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto, un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Guazzarotto Costruzioni, edilizia residenziale pubblica e privata, edilizia commerciale ed industriale, demolizione e movimento terra, restauri e riqualificazioni, opere infrastrutturali e servizio immobiliare. Guazzarotto Costruzioni, l'obiettivo principale del nostro lavoro è la completa soddisfazione dei clienti. E ogni piccola cosa conta. Mettila al centro. Dai energia al futuro, a ciò che ti sta intorno. Power your world. Ioniq 5, 100% elettrica.